Eccomi, buongiorno a tutti. Mi chiedete sempre come coprire le giunture e tutto quanto. Oggi volevo farvi vedere un paio di metodi che utilizzo io per coprire le giunture. Eccomi, allora, vi dicevo le giunture. Oggi io ho giocato, diciamo, siccome non mi piace vincere facile, mi sono colorata un po' di hard rock, ok? Un po' di gun paste, in modo che voi, appunto, in modo da lavorare con una pasta che è tutto tranne che burrosa. Quindi vi dicevo, per coprire le giunture, no? Ipotizziamo. Perché un conto è coprire la giuntura su una superficie liscia, una superficie che non è, tra virgolette, modellata. Ciao Attilia, buongiorno. Un conto è invece andare a coprire la giuntura su situazioni un pochino più difficili, come ad esempio potrebbe essere un viso, no? Quindi ipotizziamo di star realizzando appunto un viso. Ora diamo, mi raccomando, abbiate un po' di, come si dice, di spirito di immaginazione. Vogliamo andare a lavorare in aggiunta, ok? Quindi andiamo a, in questo caso, andiamo ad aggiungere una goccia di pasta di zucchero per creare il naso. Dopodiché, normalmente, come faremmo appunto in una situazione di modeling, andiamo a modellare il naso. Quindi andiamo, vedete come la gun paste non si va, non riesco a coprire bene le giunture, no? Quindi così. Così, come sempre, non sono in una posizione particolarmente ottimale per lavorare, ma devo trovare una soluzione alle inquadrature, perché sennò diventa difficile. Ok, quindi così. Ora io non sto a farvi il modeling, perché non è ora questo che ci interessa. Quindi facciamo qua e abbiamo tutta questa giuntura. Non so se si vede a monitor, ok? Quindi abbiamo due possibilità. Allora, la prima è utilizzare il crisco. Ok? Il crisco è un grasso di origine vegetale. Prima era abbastanza introvabile, adesso riusciamo a trovarlo in diversi negozi specializzati di cake design. Ce ne mettiamo un pochino, un po' sul, come si dice, su una mano, e dolcemente, delicatamente andiamo a massaggiare con il pennello unto, diciamo così, di Crisco il nostro viso, la nostra giuntura. Dobbiamo praticamente andare a idratare la pasta di zucchero in questo modo. Utilizzo in questa prima fase un pennello da pittura per non rischiare di deformare troppo come si dice, la pasta di zucchero, per non rischiare di deformare troppo il nostro viso. Una volta che abbiamo idratato bene la pasta di zucchero, io ve lo faccio vedere solo da una parte, perché dall'altra parte vi farò vedere l'altro metodo. Possiamo andare a massaggiare, diciamo così, con le dita, in modo da cercare di uniformare il più possibile la giuntura, che, come vedete,
sta pian piano sparendo. Vedete che non si vede più? Ok? Pian piano, lavorando dolcemente, riusciamo a coprire tranquillamente la giuntura anche con una pasta molto difficile come può essere in questo caso appunto una gum paste. Va bene? Il secondo metodo invece è così fatto. Se non disponete ovviamente del Crisco, che cosa fate? Vi prendete due ciotolini, questo qua l'avevo già cominciato ad usare, uno con un pochino di acqua. Nel secondo ciotolino mettete un pochino di pasta di zucchero color carne e con il pennellino, con un pennello da pittura, andate a aggiungere dell'acqua alla pasta di zucchero e praticamente andate a creare, come vedete, una sorta di pappetta, ok? Cioè dovete letteralmente sciogliere la pasta di zucchero in questo modo. Ovviamente, ripeto, siccome sto parlando di una gum paste, sì che è sempre zucchero, però nel mio caso sarà un pochino più difficile, vedete che devo aggiungere abbastanza acqua. Nel caso di una pasta di zucchero da modeling normale, sicuramente questa operazione risulterà un pochino più veloce. Una volta, vedete che abbiamo ottenuto questa roba abbastanza orribile, cioè neanche i fondotinta sono ridotti, sono fatti così, che cosa facciamo? Riprendiamo il nostro viso, eccolo qua, facciamo così, mettiamo qua il viso e qua la pappetta e con il pennellino andiamo a spalmare praticamente questa pappetta lungo la giuntura, così. Nel caso ne prendiamo ancora un po', ecco qua, e spalmiamo il tutto così. Una volta fatto questo, puliamo nell'acqua il pennellino, ripuliamo il pennellino nell'acqua, ok, lo asciughiamo leggermente e ripassiamo di nuovo per levare ovviamente l'eccesso. Se voi avete un rotolo di carta, un foglio di carta scottex, potete ovviamente utilizzare quello e non la vostra mano come sto facendo io, va benissimo anche quello. Quindi andiamo, vedete, a risciacquiamo di nuovo nell'acqua, riasciughiamo il pennellino e ripassiamo. Ora che siamo in questa fase in cui dovete stare molto attente, perché ovviamente la pasta di zucchero è appiccicosa, no? È umida. Che cosa facciamo? Con uno strumento un pochino più duro, come può essere uno strumento in caucciù, andiamo a passare nuovamente sopra la giuntura. Chiaramente i movimenti che dovete fare saranno in base a quello che dovete realizzare, ok? In questo caso io qua avrò lo zigomo, quindi mi posso muovere, diciamo, dall'interno del viso fino all'esterno. Fatto questo, che cosa facciamo? Prendiamo della CMC o della gomma dragante o della maizena, insomma, sconsiglio vivamente lo zucchero a velo perché poi diventa appiccicaticcio. Ci sporchiamo le dita e andiamo a tamponare l'eccesso di umidità sul nostro viso in questo modo, così e così. In questo modo il nostro viso torna ad essere
assolutamente liscio. Aspettate che sposto tutto questo. E l'aggiuntura è stata eliminata. Vedete? Poi è chiaro che ci mettete più o meno diciamo impegno sulla base di quello che state facendo. Ora io vi volevo solo far vedere un esempio. Ok, aiuto, aspettate che vengo un pochino più su, che siete troppo in basso. Così, semplicissimo, in 2 secondi siete in grado di coprire le giunture anche con paste estremamente difficili, come può essere in questo caso una gum paste. Ok, eccoci qua. Comunque, anche se sono andata dal parrucchiere, mi trovo sempre abbastanza sconvolta. Allora, per chi si fosse collegato soltanto adesso, che cosa abbiamo fatto oggi? Oggi vi ho fatto vedere come andare a coprire le giunture se non utilizzate paste di zucchero che si prestino particolarmente appunto alla copertura di giunture, come le paste grasse. Chi ci segue sul nostro canale YouTube, chi non ci segue è pregato di iscriversi, così gentilmente ci può seguire. No, sto scherzando, però ovviamente se avete piacere a rivedere tutte le dirette potete iscrivervi al nostro canale YouTube Bimagenta. Come vi dicevo, ieri e oggi abbiamo pubblicato i video riguardo i diversi tipi di paste, le caratteristiche delle paste di zucchero grasse e delle paste di zucchero non grasse. Necessità, dubbi, domande, qualunque cosa, scrivetemi e basta. Io vi auguro un buon weekend, vi mando un bacio grosso grosso. Bacio grosso grosso. E no ragazzi, mi sta per venire un esaurimento nervoso, ho bisogno di dormire e basta. Buon weekend. Ciao.